Il giovane Virgulto cresceva in bellezza. Testimoni affermano che la sua prima parola non fu mamma, ma... Invece la prima parola di Silvia fu... Coca-Cola. I migliori amici del piccolo Pietro erano gli animali della mannara. Anche Silvia era un'amante degli animali, ma i suoi gusti erano decisamente più esotici. Pietro passava intere giornate a giocare con i suoi amici animali, mentre Silvia, come tutte le bambine, amava giocare con le bambole. Beh, non proprio come tutte le bambine. Un giorno papà disse al piccolo Pietro di non affezionarsi troppo ad alcuni animali e gli insegnò a macellare. Silvia aveva ben altri problemi. Nessun cibo le piaceva, tranne i bei gerani rossi della nonna Sasa. La salute mentale di Pietro peggiorava giorno dopo giorno e suo padre fu costretto a prendere provvedimenti. Per questo passò il resto della sua infanzia segregato in cucina ad allargare pizze. Nel frattempo Silvia si cimentava nella ginnastica artistica. Era un'ottima atleta, ma ogni tanto anche lei sbagliava. Dopo anni di dura gavetta, Pietro fu promosso chef e dalle pagnotte passò ai fornelli. Era molto bravo e non c'era pietanza che non saltasse nella sua padella. Le giornate scorrevano tranquille tra un couscous e un fritto misto, finché un giorno una nuova cameriera entrò nella sua vita. Per l'emozione proruppe in una danza sfrenata, a cui nessuno, per fortuna, ha mai più assistito. E per attirare la sua attenzione, provò a fare la verticale, senza mani. Pietro invitò Silvia per una passeggiata. Lui portò con sé il suo inseparabile cagnolino Frankie. Silvia arrivò con Celestino. Ma non fu un gran successo. Così provarono col cinema. Ma neanche lì trovarono un punto d'incontro. Pietro non riusciva a fare breccia nel cuore di Silvia, ma non si diede per vinto. Decise quindi di conquistarla con la sua dote più sviluppata. Per l'occasione cucinò qualcosa di totalmente nuovo. Ma l'esperimento non fu apprezzato. Preso dallo sconforto, frugò nelle tasche, ma ci trovò soltanto un cioccolatino e per puro caso, al 75% di cacao, scoccò la scintilla dell'amore. Messo al sicuro l'amore, Pietro decise di completare la sua istruzione e si accostò allo studio dell'economia. Ma ad ogni esame si trovava a fare conti con il terribile Gisuni. Fortunatamente trovò la soluzione al suo problema e poté finalmente affrontare tutti gli esami. E una volta laureatosi, la sua vita subì una svolta radicale. L'ultimo problema da affrontare fu trovare un nido d'amore all'altezza delle loro aspettative, ma le pretese di Silvia erano difficili da accontentare, finché non trovò.
trovarono una degna dimora.